Amiche e amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi passiamo alla terza lezione di barbecue e cominciamo a conoscere quelli che sono i dispositivi. In questo caso andiamo a vedere un barbecue, un famoso kettle, e andiamo a vedere le sue funzionalità, come funziona. L'ho usato da poco, l'ho lasciato sporco appositamente per poi andare a vedere le funzioni della cenere che scende, come si pulisce, eccetera eccetera. E andiamo a vedere come è composto. Innanzitutto è composto da più componenti. Quello che vediamo sotto è diciamo i piedini con le rotelle per permettere lo spostamento del barbecue nella sua posizione. Poi abbiamo sotto a tutto qui il cestello che serve per raccogliere la cenere, e questo cestello andrà a raccogliere anche i liquidi che scorrono dal cibo in cottura. Poi abbiamo questa parte qui che è la mezza palla di sotto, dove ci sono le grate che raccolgono la carbonella, la griglia per il cibo, eccetera eccetera. E poi abbiamo la parte di sopra che è il coperchio, che è la parte fondamentale che poi ci permette di avere questo effetto forno e quindi cuocere i cibi come se fosse in un forno a cottura veramente lenta. Allora andiamo a vedere le funzionalità. Prima di tutto, un buon kettle innanzitutto ha i maniglioni in plastica resistenti al calore, e vedete, e ci sono anche queste alette che servono per proteggere dalle alte temperature, e in modo da non scottarsi. Questo sarà un po' di alluminio che subito si va a raffreddare, e quando andiamo ad afferrare la maniglia la dovremo trovare a una temperatura diciamo fresca. Sotto abbiamo questa maniglia che serve per andare a sganciare questo coperchio, questo pentolino che contiene la cenere. Quindi man mano che andiamo a consumare la carbonella, la cenere cade qua dentro. Un consiglio: è sempre buono avere la cenere qui dentro, perché quando scendono i grassi dai buchi che poi cade qui dentro, sotto abbiamo la cenere che va ad ammortizzare, quindi va a raccogliere i grassi, non si va a attaccare sul fondo, quindi poi dopo diciamo è difficile da andare a scrostare. Poi abbiamo questa maniglia, vedete i simboli? Chiuso, mezzo aperto, totalmente aperto. Quindi io, spostando questa maniglia verso destra, tendo ad aprire delle alette che a breve andremo a vedere. Cosa succede? Regolo l'apertura dei fori che sono all'interno del barbecue. Più vado verso l'apertura massima, più si avrà aria che entrerà all'interno e più tenderà a bruciare le nostre bricchette o le carbonelle che abbiamo all'interno, e quindi di conseguenza va ad alzarsi poi la temperatura. Questo spazio qui che vedete qui con il cestino della spazzatura è la parte, vedete c'è la cenere che scende, è la parte che serve per andare a pulire il fondo del barbecue, per liberare le bocchette d'aria, perché durante l'utilizzo la cenere cade anche qualche pezzo di carbonella che può andare ad otturare i fori di aerazione che sono in fondo. Facendo questa operazione, poi rimettendo la manopola dove stava prima, liberiamo i fori e quindi permettiamo di nuovo la circolazione d'aria. Come funziona sostanzialmente la circolazione d'aria? Sfrutta un principio estremamente facile, un concetto estremamente facile. L'aria fredda rimane verso il basso, l'aria calda va verso l'alto. Cosa succede? Che nel momento in cui all'interno del barbecue c'è l'aria calda, che tenderà a salire e uscire da questi fori che saranno aperti totalmente o per metà, cosa succede? Che nel momento in cui l'aria calda uscirà fuori, per aspirazione
tenderà a tirare da sotto l'aria fredda e quindi l'aria ossigenata. Questa aria va a alimentare il carbone e poi, una volta che si è riscaldata, va ad uscire dal nostro barbecue. Quindi più teniamo aperto questa maniglia, più l'aria tenderà ad andare verso l'alto, quindi va ad ossigenare i nostri carboni. Fatto questo, visto questa parte qui, andiamo a vedere poi la parte di sopra. La parte di sopra è composta da questo coperchio. In genere il coperchio è munito da un termometro messo in superficie che mi rivela la temperatura più estrema, cioè quella più in alto. Ovviamente è la temperatura falsata, cioè quella più alta, perché l'aria calda va verso sopra, perché man mano che scendiamo, ok, la temperatura è più bassa. Certo, se ci scendiamo, se mettiamo le carbonelle accese concentrate da questa parte e scendiamo di qui, è ovvio che qui la temperatura è più alta, ma nella cottura indiretta, che poi vedremo nel corso di questo corso, se io ho i cibi dal lato opposto al fuoco avrò sicuramente una temperatura più bassa. Quindi diciamo, questo termometro mi dice generalmente la temperatura dell'aria all'interno del nostro kettle, ma la temperatura dipende un po' da dove posizioniamo la carbonella, dove messo il cibo, dove mettiamo la sonda. Quindi sostanzialmente in vari punti del nostro kettle noi abbiamo varie temperature diverse. Perché? Perché lui funziona come se fosse un forno statico, non essendoci all'interno una ventola che fa il vortice, che fa girare l'aria, il calore è disuguale nei vari punti. Aprendo il coperchio, questo accessorio lo si compra a parte, poi ci sono alcuni modelli che ce l'hanno compreso, incorporato, o addirittura i coperchi hanno una cerniera per aprirsi. Bene, proseguiamo e andiamo a vedere l'interno del barbecue. Abbiamo la grata dove andiamo a sistemare i nostri cibi, e questo qui ha questa particolarità, cioè le parti laterali sono sollevabili. Questo perché? Perché mi permette di avere due punti di accensione, quindi due punti di carbonella accesa posizionata, e posso andare a rabboccare o a manovrare usando questa e dei guanti ignifughi, in modo da poter gestire la carbonella e lasciare poi il cibo qui al centro a fare la sua cottura indiretta. Non è detto che io debba sfruttare tutti e due i lati, posso anche tenere questo basso, metto fino a metà o poco più tutti i cibi che io voglio cucinare e poi magari qui ho tutta la carbonella per la cottura indiretta dove posso manovrarla da questa parte. Questa è una grata, altri tipi di grate qui al centro hanno il foro, la grata gourmet, dove all'interno possiamo andare a incastrarci dei pentoloni in ghisa, degli accessori particolari per cucinare il pollo, eccetera eccetera. Comunque questo qui è già più che sufficiente. Vedete, qui ci sono delle maniglie laterali che, una volta acceso il barbecue, scottano veramente veramente tanto. Quindi bisogna, se io ho necessità di alzare perché devo manutenzionare sotto la carbonella, ricordatevi che non è possibile prenderlo a mani nude. Quando ci sarà poi il cibo sopra è pesantissimo, quindi non usate strumenti strani come le pinze che poi vi scappano o che vi scottate. Fate sempre le cose in sicurezza, usate un bel paio di guanti, alzate qui e fate quello che dovete fare. Queste mani inoltre sono anche comode perché le agganciamo qui al lato temporaneamente. La stessa cosa anche il coperchio è dotato di un gancio che mi permette poi di, se io non ho questo qui, lo slide per il coperchio, posso comunque agganciarlo così, in questa maniera. Sotto abbiamo, come vedete, la grata dove si va a appoggiare la carbonella, e credo sia in acciaio bello pesante, quindi resistente ad altissime temperature, e anche questa va pulita. Ecco qui, vedete che succede quando alzate con la pinza?
anche questa va pulita da i residui di grasso e cibo, perché poi sono cancerogeni. E sotto poi, vedete, abbiamo la rimanenza di brace, ok, brace e cenere. Questa rimanenza, oltre a essere utile perché mi assorbe il grasso che è rimasto attaccato sulle pareti e quindi mi aiuta un po' ad asciugare le pareti dal grasso, quindi a togliere via il grasso in eccesso prima, cioè quindi togliamo il grosso prima di eliminare con un detergente. Oltre a questo poi un po' lo rimango poi come nel cestino di sotto, come abbiamo detto prima, perché cadendo il grasso da questi buchi poi viene assorbito comunque dalla cenere. E poi dopo la cenere io me la tengo sempre, perché poi dopo da sotto il cestello la prendo, la ributto qui sopra in modo da far asciugare il grasso che sta dappertutto. Lo usiamo tipo come se fosse della segatura. Queste sono le alette di areazione, o meglio questi sono i fori di areazione per qui, e queste sono le alette. Le alette che si regolano, come abbiamo visto prima, dalla manopola, vedete? Quindi adesso sto a chiuso, vado a semi aperto e poi vado a totalmente aperto. Poi c'è la parte dove si fa la pulizia, quindi il cestino, vedete come prendo tutta la cenere, la spinge verso i buchi e poi tende a cadere. Ovviamente non è che mi toglie al grammo di cenere, poi quella che rimane, che non riesce a togliere lui, l'andiamo a togliere noi. La cosa fondamentale, vedete come è stato usato prima, c'è il grasso sulle alette e le alette vanno sgrassate, pulite, sempre per una questione di igiene, di calore, no? Che mi fa volare poi via queste sostanze che diventano tossiche, e poi la parte qui sotto dove cade il grasso va ben pulito, perché poi dopo va a finire che le alette si incastrano sul grasso, andiamo a fare forza e andiamo a rompere sia la maniglia e sia le alette. Poi sono dolori perché vanno sostituite se il nostro barbecue è un barbecue di una certa importanza, di una certa marca, perché se poi abbiamo comprato un barbecue di una marca anonima, difficilmente poi troveremo i pezzi di ricambio. È un barbecue molto semplice, non è che abbiamo molto da dire, forse si fa prima poi ad andare a vedere come funziona direttamente cucinando un qualcosa. E il bello di questo barbecue qual è? Il bello di questo barbecue è che è molto versatile, quindi volendo posso anche prendere degli oggetti comuni che abbiamo in casa e adattarli per la cucina. Un esempio stupido, ad esempio, è metto la grata che mi mantiene la carbonella, e io cosa ho fatto? Mi sono ritagliato questo cerchio di ferro, di una rete di ferro, che metto qui così. Questo perché io lo uso? Lo uso perché innanzitutto mi rende una maglia più fitta, quindi la carbonella quando diventa piccolina, invece di scappare via, la tengo per ulteriore tempo, anche se comunque non è chissà che calore dà, però magari io la voglio sfruttare fino alla fine. Oppure quando vado a mettere le bricchette mi viene più comodo creare uno snake, e poi soprattutto la stessa cosa, la bricchetta poi quando si assottiglia passa attraverso questi binari e va via, la perdo. Invece con questa rete cerco di tenermela più tempo possibile, quindi cerco di sfruttarla proprio fino all'ultimo grado di calore che mi può offrire. Qualche altro accessorio che si può tranquillamente adattare a questo barbecue, che è molto versatile, poi lo vedremo durante questo corso, scusate per i fuochi d'artificio, una festa. E togliendo la grata io addirittura posso mettere la carbonella qui e mettere un cibo più alto, cottura per il raggiamento diretto, insomma
posso cucinare un pollo allo spiego, posso applicare posso farlo diventare un forno per la pizza, poi vedremo anche questo, insomma un barbecue kettle come questo mi dà più possibilità di fare varie cose, tipo a confronto tipo un Kamado, che quello lì in ceramica, che è un po' più limitato, anche perché comunque è pesante, è già più difficile da spostare, e poi più piccolo, più stretto, e quindi diciamo tante cose che si possono fare con questo non si possono fare con quello. Sono due prodotti completamente diversi, tutti e due validi assolutamente, e niente, questa è la presentazione del nostro kettle, questa è la nostra chitarra base per cominciare ad imparare a suonare. Noi abbiamo questo barbecue base che servirà per cominciare a cucinare le nostre succulente bistecche o verdure se siamo vegetariani o vegani, anche il pesce volendo. Bene amici, abbiamo visto come è costituito un kettle, come è fatto nelle sue varie parti, non ci resta che andare a vedere poi come andarlo ad accendere con lo snake, eccetera eccetera. Prima di questo poi dovremmo trattare un po' di cultura generale per quanto riguarda le cotture dirette, indirette o altro. Vi invito a seguirmi nel mio canale se vi fa piacere, quindi di iscrivervi al mio canale, mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, e rimanete connessi per non perderci la quarta lezione. Ciao e buon appetito a tutti.